Ciao ragazzi, Emanuele. Allora, come sapete, vi faccio spesso delle recensioni. Allora, in questo caso ho comprato all'asta dal store LV Elettronica, www.lvelettronica.com, un subwoofer della GM da 38, per la precisione l'SW15BS192, un sub veramente nuovo. Allora, prima di aprirlo, vi faccio, diciamo, vi espongo insomma in generale la scheda tecnica, di cui il cestello è in alluminio presso fuso, il bordo in foam con rinforzato, la bobina mobile da 75 mm, il materiale di supporto della bobina in alluminio. Ci sono tre dimensioni di magnete da 190x20. Ovviamente parliamo di 8 fori di fissaggio come solito, foro pannello da 3,75. Diciamo che il resto rimane tutto normale. Allora, è un doppia bobina da 2 ohm. Parliamo di un 2500 watt in RMS per una potenza massima di 5000. Vabbè, ovviamente poi chi lo acquista ci saranno insomma all'interno le misure per il box, in più comunque ha un bel X-Max da 35 mm. Allora, andiamo ad aprire il nostro sub. Non l'ho ancora aperto, quindi come potete vedere il pacco è stato, diciamo, ben imballato, dove c'è scritto non capovolgere. Mi è arrivato così da GLS, non da Bartolini, perché questo era sicuramente il segno collo vecchio. Allora, perché come potete vedere l'ho acquistato da LV Elettronica. Allora, secondo che vado ad aprirlo perché è ben nastrato, così possiamo già visualizzarlo, e come potete vedere lo sto aprendo, perché non voglio che qualcuno si pensi che lo abbia già visto oppure no. Le recensioni solitamente le faccio sempre a pacco aperto. Allora, vado a inserire il flash così lo vediamo meglio. Allora, vabbè, solita copertura e quant'altro. Ecco qua. Allora, un bel sub, pesa circa 25 kg, bello rigido, sostanzioso. Un bel prodotto, insomma, ecco, io l'ho preso per me personalmente e lo vorrei anche installare quanto prima. Allora, un prodotto veramente pesante, ovviamente parliamo di un medio di gamma della GM. E ecco qua, ci sono tutti i valori, come potete vedere i magneti sono di buona sostanza. Ovviamente ci sono le doppie innesti rapidi per il collegamento, e come si può vedere, insomma, il cestello in alluminio presso fuso di buona costruzione. Ovviamente, cestelli e quant'altro vengono sicuramente, anzi, come potete vedere l'adesivo, insomma, sono prodotti che vengono importati dalla Cina. Ecco qua. Sicuramente il cestello, perché non potrebbero. Allora, vi spiego la situazione del Made in China, che sicuramente il cestello è in Made in China, ma viene assemblato in Italia, quindi possono mettere anche l'adesivo, come potete vedere, con la scritta Made in Italy. Quindi sicuramente, è che io sappia, anche la GM produce in Italia. Come potete vedere è ben rifinito, non ci sono sbordature o altro. Spider, sospensioni e tutto, come potete vedere sono ben rifiniti e ben saldati. Allora, niente, il test lo farò quanto prima per vedere il suono come va, per aggiornarvi nella descrizione come potrebbe andare. Come vedete qua, ecco qua la bobina, comunque molto forte, l'escursione è molto dura. Quindi avrete un basso molto buono.
Ovviamente parliamo della bobina esterna perché poi essendo un doppio ohm c'è anche la bobina interna. Però come detto già è un ottimo prodotto e io l'ho pagato 239 euro, scusatemi, 239 stava su eBay, me lo hanno fatto 228 euro compreso spedizione, quindi comunque sul sito personale troverete diciamo qualche piccolo sconto. Niente ragazzi, che dire, prodotto molto bello, sicuramente valevole e niente, se volete acquistarlo anche come diciamo new entry per SPL va più che bene. Quindi che dire di più? Volete fare l'acquisto? Andate sul tranquillo. Prodotto molto valevole anche a un buon prezzo. Ciao a tutti e ci aggiorniamo ancora. Buona serata.